Ciao ragazzi, sono Elisabetta Evangelista, Emerald Director Jones Global. Ho conosciuto il network marketing circa 3 anni fa, sono stata invitata a una presentazione e pensavo fosse una fregatura. Sono stata obbligata ad andare a una presentazione. Dopo circa 6 mesi mi hanno rinvitato, ancora sono stata obbligata e per togliermi di torno mi sono iscritta comprando un prodotto. Per un anno non ho fatto praticamente niente, a parte trovarmi tantissime scuse perché non funzionava, non ero capace, quello aveva più contatti di me, il mio sponsor non mi aiutava, non avevo spillover, finché il 2 giugno 2015 tutto è cambiato. Perché? Perché io ho preso una decisione, anzi ho preso responsabilità della mia vita. Non so se avete presente quelle giornate in cui vi svegliate e dite adesso basta, non ce la faccio più, in cui siete arrivati al limite, in cui vi pesa anche semplicemente alzarvi dal letto. Io sono andato a un momento della mia vita in cui ho realizzato di non vivere ma di sopravvivere. Ero stanca veramente di sopravvivere ogni mese invece di vivere la vita a pieno. E la vita è una sola, perché possiamo sempre avere più soldi, semplicemente lavoriamo molte più ore, facciamo più lavori insieme, ma non potremo mai avere più tempo. Io voglio viaggiare per il mondo, voglio dar sicurezza alle persone cui voglio bene, alla mia famiglia, ai miei amici. E quindi quel 2 giugno io ho detto basta, e ho deciso adesso è ora di agire. E la prima cosa che ho fatto, mi sono assunta responsabilità dei miei errori, dei miei fallimenti fino allora, e la responsabilità di costruire il futuro che volevo per me. Sono passati 2 anni e 14 giorni oggi, la mia vita è cambiata completamente. È vero, guadagno bene, guadagno molto bene, soprattutto sono cresciuta anche come persona. È stato facile? Assolutamente no. Ho avuto dei momenti di stanchezza, ho avuto dei momenti di delusioni, però non ho mai detto mollo, e la mia vita è cambiata completamente. Ho quella serenità che mi permette di poter scegliere, perché il mio obiettivo, il mio perché era più importante dei miei momenti di sconforto, e oggi sono qua a condividere questo con voi. Voglio solo mandarvi un messaggio per dire tenete duro, perché si può fare, si può arrivare, si può costruire la vita che ognuno vuole. E quindi vi auguro a tutti di raggiungere i vostri obiettivi, vi mando un bacione e keep rocking.